Proseguono gli interventi di sospensione, più o meno netta, sulle imposte cittadine da parte dell'amministrazione comunale fiorentina e all'interno del pacchetto di agevolazioni messo in campo per sostenere il mondo delle imprese duramente colpite dalla crisi socio-economica, costituito da un fondo di emergenza di quasi 30 milioni, che ha permesso l'azzeramento della COSAP, la tassa sul suolo pubblico fino a dicembre, incluso il dimezzamento dell'addizionale dell'imposta municipale unica, l'IMU, per tutti i proprietari che faranno uno sconto di almeno il 30% sul canone alle imprese affittuarie, è stata, o meglio, sarà compresa anche la tassa sui rifiuti. Palazzo Vecchio, infatti, ha lavoro per arrivare a un definitivo taglio della Tari. Il primo passo è stato compiuto con una delibera di giunta che modifica il regolamento sull'imposta, introducendo la possibilità di concedere sconti sulla bolletta in caso di calamità, pandemie o eventi sociopolitici, anche internazionali, che portino a determinare ricadute pesanti sull'economia locale. Per il completamento dell'iter, però, si dovrà attendere l'approvazione alla modifica in consiglio comunale. Dopodiché, in via ufficiale, il provvedimento potrà essere statuito, decretando così lo sconto sulla tassa rifiuti e soprattutto individuando le categorie su cui applicare il benefit.